Oltre 400 scout provenienti da tutta la provincia di Parma per il San Giorgio di Zona, il terzo evento scout più grande al mondo dopo la Route Nazionale e il Jamboree Internazionale. Un bisogno primordiale che hanno gli scout di riunire tutta questa grande famiglia, incontrare fratelli e sorelle scout con le stesse esperienze, stesse valori, stesse nozioni che ci accomunano, con l'opportunità di conoscerci, imparare l'uno qualcosa dall'altro e condividere questo bellissimo momento tutti quanti insieme, il San Giorgio di Zona. Ma contestualizziamo un po' chi era San Giorgio. Lui era un militare palestino originario della Cappadocia, che dopo la sua conversione al cristianesimo donò ai più poveri tutti i suoi beni, che però durante le persecuzioni di Diocleziano venne arrestato, torturato e perfino lo decapitarono. Così poi con l'arrivo del IV secolo iniziò a diffondersi il culto di San Giorgio, facendo nascere poi così la famosa leggenda di San Giorgio che uccide il drago. Ed è da qui che il fondatore di questa associazione cattolica Baden-Powell decide di nominare San Giorgio patrono degli scout, per le sue virtù e per i suoi ideali. Ed è proprio per questo che in ricorrenza della data di questo santo si organizza questo grandissimo evento di ricongiunzione di questa enorme famiglia. Ma detto ciò, direi di iniziare subito. Ok, benvenuti in un nuovo vlog, siamo qua in macchina. Adesso siamo autosfida? Autosfida. No, magari questo non è il video giusto. Oggi andiamo a San Giorgio di Zona, della zona di Parma, in un posto bellissimo. Dove? Dillo tu. Non ricordo. A Montechiarugolo. Quest'anno il San Giorgio di Zona si è svolto a Montechiarugolo, sulla sponda sinistra del fiume Ensa, che ha ospitato ben 8 sottocampi con la bellezza di oltre 400 scout. Va bene, siamo arrivati più o meno. Vai bello figo. Ah, mio Dio figo. Questi sono gli scout. Eccoci, siamo appena arrivati, c'è un botto di gente, yeah. E c'è anche la band, incredibile. Ci sono anche le bellissime guide. Appena arrivati abbiamo recuperato la tenda e poi ci siamo messi subito in cerchio, gasatissimi per iniziare. Maldi, sei su YouTube? Ma come sei su YouTube? Ma tutti lì. Benvenuti zona di Parma, questo San Giorgio incredibile. Facciamo sentire a Montechiarugolo che ci sono qua tutte le squadriglie della zona di Parma e facciamo un giro devastante di urli a partire dalla mia sinistra, una squadriglia alla volta, tutti fino alla fine. Guerra! Guerra! Pongono l'onore nel meritare di sono le armi. Erano loco a salire la collina il maestro eterno. E dopo questo mega ultra protonico giro di urli ci hanno dato una cartina dove c'era stato assegnato il sottocampo in cui avremmo dovuto campeggiare. Bella regas, ci hanno detto in che sottocampo siamo, sottocampo 6. Pute che hai chi tipo c'ha il sottocampo 8, sono stralontani. Sì, siamo carichi come dei muli. Sì, siamo carichissimi. Ma siamo anche carichi emotivamente. C'è anche il sonno. Adesso montiamo la tenda. Pensavo che sia. Così appena raggiunto il nostro sottocampo abbiamo iniziato a montare la nostra bellissima tenda. Qua sotto c'era una pietra e abbiamo sconfitto la pietra. Che cosa ne sapete voi? È un grande matte! Sto quasi inclinato malissimo. Non lo vedrà nessuno. Ma che ne sapete voi che mettete i picchietti messi bene? Guardate che arte, signori, qua è pieno di rocce, noi le buchiamo. Come sapete la nostra tenda è fantastica, già non avevamo abbastanza problemi con la palleria, figurati quell'angolare che doveva tenere almeno per una notte. Qua Sam ha fatto un accrocchio quando avevamo il cordino, è un disastro, ci sono i sassi. Poi noi avevamo un angolare, avevamo, perché Maffo diceva che teneva. E io questo dove me lo metto? Porto volare e la situazione è critica. Un capo ci ha detto come risolvere il problema dell'angolare. Questo è un tutorial per tutti. Mettiamo questo sasso dentro, vai Sam, metti. Vai sotto e mettilo nell'angolo. Ma c'è pieno di borotalco. Ok, passami il sasso e il sasso c'è. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo il nostro bellissimo... Ah, si strozzando sto coso in teoria però...
vedeci. A questo punto strozzate il sasso. Fate un bel nodo piano. Con un perfetto nodo piano abbiamo un nuovo angolare. Questi sono delle perle, le chicche segnalate. Ragazzi, incredibile ma vero. La prima volta che vedo montata questa tenda, terribile. Però in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Fun fact, l'angolare di prima abbiamo dovuto smontare perché era troppo tirato il tessuto. Adesso ci dobbiamo mettere in uniforme e tornare di là via. Dopo aver montato tra virgolette la nostra tenda, nel senso che c'era l'abside che era più grande di tutto il resto e ci mancava un angolare, ma vabbè, siamo tornati al sottocampo principale per celebrare la messa. Facciamo le domande. Chi indovina la domanda vince. Il premio è la confezione di tenerezza al limone. Scadute. La vera moglie di Dante! Ma io ti strappo! E finita la messa abbiamo fatto ammaina e poi a mangiare con il nostro sottocampo. Prendete su il vostro cibo e cominciamo a dividerci per sottocampi in questa zona e facciamo la cena al sacco. E niente, ora me ne vado, il vostro camion preferito se ne andrà per passare a Matteo. Ok, abbiamo fatto una bellissima messa. Adesso dobbiamo trovare il nostro sottocampo e mangiamo. Com'è? Buono? Top. Mi ha rovinato la retina però. Fantastico. Guarda, ma anche te quando sei nato ci hanno detto che pesavi 65 kg. 82 quando sono nato. Però boh. Quando ero piccolo sono caduto dal letto e sono spostato l'asse terrestre di 13 gradi. Le antiche scritture dicono così, poi non lo so se avevo. Sei gasato? Ho talmente tanti ormoni in corpo che non di cosa potrei fare, però adesso sto lasciandomi mangiare. Dopo agiremo più tardi. E dopo aver mangiato è arrivato il momento più bello di tutto San Giorgio. Un concerto, oserei dire il concerto. Con canzoni scout, buns e non solo, tutti quanti fatti dalla band. Nello specifico la band che ha suonato quella sera era una band a caso, sono stati bravissimi, raga, andateli a seguire su Instagram. Vi lascio il link in descrizione. Signori, incredibile ma vero. Andiamo alla nostra tenda. C'è un buio che non si vede più niente. Tra un po' adesso che la nostra tenda, speriamo sia ancora in piedi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. È ancora in piedi, incredibile. Allora, come facciamo? Boccio. In tutto ciò di là già hanno iniziato a far bosta. Sì, ma hanno appena iniziato. Detta uno vanno sì, detta uno vanno sì, mamma la fa. Pogo! Dietro, avanzato! Sei! Scout, dai! In mezzo a tutta quella festa poi sono partiti anche i Poggi. E il bello che se qualcuno perdeva qualcosa, si faceva male, eravamo tutti là pronti per aiutarci l'uno con l'altro. Ed è stato veramente un momento epico, pazzesco, ma soprattutto magico.
business bag con l'hotel testa a me, ballerina di jazz, leggevo William Blake vicino a una finestra. Non ho mai visto nascere una terra nel cielo, più il loro nome, aggetto fra le stelle. Come una stella di Broadway. Forse un po' too much, ma per andare avanti sai, avanti sai, bisogna lasciar perdere vecchi ricordi. Sogna può volare. È giunto l'ora, è giunto il momento di essere protagonisti del nostro tempo. Viviamo per l'oggi, il futuro sullo sfondo. Sporchiamo le nostre mani in questo mondo. Non si può stare. Città del luogo, sporcarsi le mani, questo mare è un segno. Dopo il concertone io e Sam eravamo ancora carichi a palle e giustamente ci siamo messi a cantare le nostre solite canzoni. Non riesco a non pagare le bollette a fine mese, nel tuo studio ci saranno 400 luci accese. C'è cosa sulla sette, non ho più voglia di tete, ma io penso solo a te. Non dormiamo mai, oh no. Ore 7 su 7 di giorno, di notte. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università. E quindi ben puoi guardarci sorridere tutto il giorno, bro. Puoi starne certo, non ce la taglio. No, sono nel video di Nadde. Wow. Sì. No, che bello. Io ho un problema, sta tenda non ha senso. L'abside è più grande della tenda. Ciao. Oh, buongiorno. Buongiorno, mi stressa, è la realtà. Andiamo a fare colazione, poi non lo so. La mattina seguente ci siamo svegliati praticamente in after. Almeno io e Sam non abbiamo dormito. Fun fact, io non avevo nemmeno tirato fuori né il materassino né il sacco a pelo. Ok, aspetta. Oh, ovviamente ci tengo a precisare, voi non fatelo assolutamente. Torniamo al video però. Per questo Sam mi ha leggermente odiato. Però in compenso lui ha lasciato l'abside aperta e un po' anche l'entrata principale. Ma questi sono dettagli. Adam, dimostra la tua specialità. Vuoi lanciare un pezzettino di mantello? Per poi farlo entrare interessante, vai. E dai il video. One eternity later. Dai, è quella buona. Subito dopo colazione è arrivato anche Andre Bello Fresco, che però purtroppo si era perso il concertone della sera. Andre Bello Fresco, ben arrivato. Quanto sei fresco? Ragazzi, non sono un'idea di che nozzata ci abbiamo fatto. Cioè, abbiamo fatto un bordello ieri. Lo so, infatti volevo venire. Oh, ma Andre, te sei perso la vita. Concerto. Oh, il fuoco più bello di sempre. C'è la stare in uniforme perfetta? No, sperfetta. Sperfettina. Speciale. In uniforme? Sì. Bella l'uniforme. Dopodiché siamo tornati al campo principale dove ci siamo messi in cerchio e ci hanno spiegato il gioco per vincere il San Giorgio 2023. Adesso torniamo insieme agli altri. Mamma mia, quanti siamo. E dopodiché siamo tornati al campo principale dove ci siamo messi in cerchio e ci hanno spiegato la epica sfida che ci avrebbe fatto vincere il San Giorgio 2023. Una marea di stand, ognuna rappresentante una specialità
specifica, ognuna che ci proponeva una sfida che potevamo fare grazie a dei bigliettini che ci erano stati dati precedentemente. Bella ragazza, adesso c'è una bellissima attività e chi vince questa attività vince il San Giorgio 2023. Non abbiamo tante speranze, sai, vero? Dobbiamo vincere per Bluch, per la patria. Grazie per Bluch, per la patria. Uno 1958, Science 1958. O vince il Sorbulu oppure quelli che diventeranno grandi. No. Beh, andiamo all'altro sottocampo. Per iniziare abbiamo fatto lo stand di canto condotto dal nostro capo reparto, che adorava le canzoni bellissime che ci faceva cantare. Quella è la nostra preda, Maffo. Ci Maffa canta i pinguini. Oh, cantiamo i pinguini in tattici nucleari per far loro tipo. È arrivato il nostro momento. Ci siete? Avete già capito tutto? No, no. Mi si deve sentire, sarebbe bello che tutti qua si voltassero e dicessero: ma da dove viene questa soave melodia? Mi chiedi come sta, per favore non piangere e non ci rimanere male. C'è una special tipo a te, ma quanto è bello andare in giro. Con tutte le buone intenzioni che eravamo, non eravamo messi proprio benissimo. La situazione è critica, siamo soltanto a 7 punti e inizia a far calduccio. Calduccio. Mi guarda da tutto il weekend. E non abbiamo voce, non abbiamo dormito e ci sono troppi stand che valgono pochi punti. E sono tutti blu, basta! Ma nonostante ciò abbiamo continuato con Embertismo. E poi merenda. Oh, spacchettamento tattico, vai, apri, metto. Volete? Prendete, ne mangiatele tutti. E successivamente abbiamo continuato con modellista, una cosa del genere, dove abbiamo costruito un piccolo bellissimo modellino di un forno. Direi ottimo lavoro, ma poi non ci restava che andare sul nostro forte, ovvero la musica. Facciamo l'amore 7 su 7. E vai! Di giorno, di notte, di giorno, di notte, di giorno, di notte, più forte. E 7 su 7. Beh, top. Davide come sta, me l'ha mai chiesto. Chiamo l'ambulanza, frate, fai presto. Che sogno che avevo non è mai questo. Sa lo sai il resto. Adesso invece la vita, non ti ha dato il tempo. Se la capisci, può farti contento. Con la legge di Mari, la bella di capo. Ti davano con le emozioni che mi danno scappo. Mi vuoi prendere in mezzo alla polvere. Ripeto la terra, la salta, la fama, io te. Ho registrato un po', poi abbiamo fatto sentire altre specialità come l'inedito di Lollo che aveva presentato nel primo video che feci a tema scout. E devo dire lì, grande giocata. Dopo una serie di cose bellissime, punteggio pieno, abbiamo altri due grazie punti. Grazie della musica. Grazie a ciò possiamo andare a fare un altro stand. Dai, dopo un bel po' di prove ne abbiamo fatte abbastanza, alcune molto bene, alcune molto schifo. E dopo un'ultima one shot in Legal, dove ho risposto perfettamente a una domanda di fotografia. Adesso si va a mangiare. Quando siamo tornati alla tenda l'abbiamo trovata aperta nonostante avessi detto: regà, c'è il cibo dentro, se la lasciate aperta e non si mangia. E l'hanno lasciata aperta. Io avevo detto di chiudere la tenda. Io ho tanta paura di quello che ci possa essere qua sotto. Formiche, wow. Ah no, si mangia. Si mangia. Per questo c'è stato un attimo di panico. E volevamo mangiare, ma prima. E niente, si scherza. Adesso si smonta la tenda. Adesso finalmente potevamo mangiare. Tenda smontata. Direi che ci siamo riforniti bene, ma Mirko mi sa di più. Abbiamo pulito il posto per lasciarlo meglio di come l'avevamo trovato e dopodiché siamo tornati tutti al campo principale. Abbiamo fatto un bellissimo appello per anticipare l'annunciazione della squadriglia vincitrice del San Giorgio 2023. Onorevoli partecipanti, è per me un onore per dichiarare il campione di questo girone degli incompetenti. La squadriglia, con la sua immaginazione, creatività e competenza, è stata in grado di trovare il modo più efficace per sconfiggere il drago. E la squadriglia Condor del Palma 4. Ricordino del San Giorgio da mettere sulla cintura e poi fotona di gruppo con mezzo pixel a persona, ma a noi piace così. Momento foto di gruppo. Finisce qua San Giorgio 2023, ciao!